Buongiorno, con questo breve tutorial intendo presentare tutti i passaggi per organizzare una videoconferenza con i vostri alunni in presenza dei vostri genitori, utilizzando uno dei tanti programmi attivi in questo periodo che si chiama Zoom. Allora, che cos'è Zoom? Zoom è una piattaforma per effettuare videoconferenze. Eccolo qua il sito zoom.us, un sito americano, quindi ha un limite che è in lingua inglese, ma si può arrivare, comunque non è molto difficile. Allora, vi faccio vedere. Primissima cosa, io consiglio di andare in risorse e scaricare il programma Zoom. Risorse e scarico il programma Zoom. Ok, questo qua, Zoom Client for Meetings. Clicco su download e lui automaticamente scarica il programma in base al mio sistema operativo e poi vado a installarlo. D'accordo? Dopo aver effettuato l'installazione del programma Zoom sul vostro computer, io vi consiglio di tornare qua in questa pagina, di registrarvi per avere un account gratuito con Zoom. Potete registrarvi direttamente con il vostro account Gmail o con il vostro account di Facebook. D'accordo? Una volta che avete terminato la registrazione, potete fare sign in ed entrate dentro il vostro spazio di Zoom. Una volta che siete nella vostra pagina, potete fare un training acquisendo questi video qua a destra. Sono un sacco di video che spiegano come agire su Zoom. Dopo aver visto questi video di training, potete provare a programmare il vostro primo meeting, la vostra prima videoconferenza con i vostri alunni e genitori. Vado qua sul tasto Schedule a Meeting. Nel nome del topic posso scrivere il mio incontro, videoconferenza d'età, la descrizione opzionale e poi qua devo inserire la data. La data è all'americana, quindi prima il mese, poi il giorno e l'anno. Scelgo il giorno e l'orario. È molto importante concordare l'orario con i genitori. Io, ad esempio, in questo periodo di coronavirus, ho dato la massima disponibilità e ho lasciato che i genitori concordassero fra di loro un orario che potesse permettere alla maggior parte degli alunni di essere presenti e solitamente scelgono un sabato mattina, perché anche se non è giorno lavorativo, però in questa fase è importante avere più alunni possibile che partecipano alle videoconferenze. Quindi immaginiamo di fare una videoconferenza alle ore 11 mattina, attenzione, mi raccomando, di sabato, ok? Sabato, ok. Della durata, allora potete inserire qua la durata del vostro meeting. Tenete presente che nel piano base, quello gratuito, avete a disposizione solo 40 minuti di tempo per fare un incontro. Quindi, se volete, io penso che per le nostre video lezioni con i bambini della scuola primaria bastano e avanzano. Se volete un maggiore tempo, dovete avere un account a pagamento oppure creare un secondo meeting. Poi, ecco, molto importante, il meeting password. Potete, per dare maggiore sicurezza ai vostri genitori, potete inserire una password e comunicarla a questi genitori. Poi, video host, cioè siete voi l'insegnante che organizza l'evento, mettetevi pure video on. E anche ai partecipanti, secondo me, è consigliabile attivare il video, poi potrete disattivarlo successivamente durante l'evento. L'audio io lascerei off, in modo che date la possibilità sia di connettersi con l'audio del computer che del telefono per chi avesse dei problemi. E basta, poi fate salva. Potete anche inserire il tasto di registrazione automatica, ma è relativo, potete metterlo anche più avanti. A questo punto dovete comunicare su Regel o comunicare
comunque sugli strumenti di comunicazione con i vostri genitori, questo indirizzo qua. Questo è il tasto Copy Invitation, eccolo qua. C'è tutto, c'è anche la password, è sufficiente copiarlo e inviarlo via Regel ai vostri genitori, ricordandoli anche di scaricare bene il programma Zoom. D'accordo? Io vi allego anche un tutorial per installare il programma Zoom. Immaginiamo di essere arrivati a sabato 28 marzo, vogliamo far partire il nostro meeting. Clicchiamo qua sul tasto Start the Meeting, consenti, si connette. Ecco, e noi abbiamo, ovviamente partecipanti in questo momento non ce ne sono, è opportuno anche fare una prova prima di iniziare la registrazione e la videoconferenza. Io vi consiglio di avere un collega insegnante o un genitore che vi aiuti nella regia dell'evento, perché potrà ad esempio gestire la chat con le domande per tutti, che verranno compilate da tutti, potrà ad esempio guardare le reazioni e potrà aprire i microfoni dei vari componenti che saranno presenti nel nostro meeting. Consiglio sempre di registrare l'evento per tutti gli assenti o anche per uno streaming successivo. D'accordo? Se avete bisogno di domande potete chiamarmi anche privatamente. Ah, aggiungo ancora una cosa, avete la possibilità di share the screen, cioè di condividere il vostro schermo. Potete condividere il vostro desktop o la vostra lavagna, ad esempio, anche molto interessante. Potete far vedere qualcosa che fate qui in momento lì. D'accordo? Funzione importante che potete fare durante la videoconferenza, ma secondo me è opportuno che le faccia un vostro assistente, diciamo, un co-hoster, il manager participant, è questo qua. Voi avrete tutti i vari elementi, potete attivare e disattivare microfoni e videocamere. D'accordo? In questo modo ho messo il silenziatore. O anche stoppo il video, voi se volete restituirlo fate così. Qua avrete tutti i vostri partecipanti. Il mio consiglio è, noi abbiamo lavorato in questo modo, abbiamo silenziato tutti, poi concedevamo di alzare la mano e man mano che avevamo le mani alzate per gli interventi attivavamo il microfono. Okay. Lavoravamo quindi con tutti i video aperti ma i microfoni spenti e siamo riusciti a fare una buona lezione di 40 minuti. Ok? Io per ora è tutto. Poi chiudo il meeting. Lo chiudo per tutti, alla fine. E posso trasmettere la registrazione sempre su Regel o caricarla su YouTube rispettando comunque la privacy con un link non pubblico. Ai genitori, prima di iniziare la videoconferenza, il meeting, allego sempre questa guida. Per utilizzare Zoom si può utilizzare anche lo smartphone, sono le applicazioni su Android e su iOS, e scaricare il programma comunque anche da Microsoft o sul computer Mac. Una volta installata l'app basterà cliccare sul link che abbiamo inviato per accedere alla conversazione. Va bene, io spero che sia stato abbastanza esauriente, vi auguro una buona giornata.